熊熊熊。Come mai? Queste ferie qua la gente so che non c'era, quindi può avvicinarsi un attimo, solo un minuto. Lei come si chiama? Vado via su, come si chiama? Mi chiamo Dino Iangelo, vengo da Minervino Morge, provincia di Bat. Si sente il vento qui nella zona? Ah, qua è brutta la zona e qua la gente soldi non spende neanche, perché qua la gente esce, sì, però non... Ma qualcuno dice di recuperare il mercato a Natale? Speriamo, se come loro comandano, noi che comandiamo noi, loro quello che ci dicono noi quello facciamo. Come sta andando il mercato? Posso parlare con qualcuno? Buongiorno. Come sta andando? Come mai? Posso venire sotto? Sì. Dov'è? Come mai? E si vede, troppo vento. E voglia, vento, c'è di tutto qua. Più che altro la giornata anche, che a noi non ci va bene. E che giornata? Mercoledì, il normale. Era prima. È normale. Vabbè, cos'è tutto sto fatto qua? Che hanno combinato? Vabbè, posso ascoltare pure la signora? Sì, sì. Parlare. Ascolta lui. Buongiorno, come si chiama? Ciao, come si chiama? Giuseppe. Come va il mercato qui? Non è buono come zona, troppo aperta, troppo esposta al vento. Stamattina avete avuto problemi? Sì, adesso si è calmato un po', ma sembra che si è calmato, ma ci sono troppe raffiche. Stravolgiamo, siamo nel mercato in zona Scalore con signor Gaetano, ambulante dell'area. Oggi c'è un vento, qualche albero si è spezzato, piccolo ramo, anche qualche palo. Che succede? Queste sono le inconvenienze delle aree in periferia quando ci sono le intemperie, purtroppo, e servono ancora per dire regolamenti, che quando sono queste temperature così portate nel piano commercio bisogna rinviarle e recuperarle nelle giornate più idonee al mercato. Purtroppo, ma pecchiamo di questi regolamenti ancora. Cosa è successo stamattina in particolare? Niente, il vento forte dalle 7 e stiamo attendendo ancora. Purtroppo abbiamo necessità in questi periodi di crisi anche di recuperare un po' di nafta, di benzina, di spese, perché ci stanno accavallando giorno per giorno e ne stiamo perdendo tante di queste. Alla grande. Ciao, buongiorno. Sta andando bene? No, io non so parlare italiano. Vabbè, due parole solo. Come sta andando il mercato? Straniero. Stai subendo il fatto del vento? Beh, certamente, si vede che il vento fa da padrone. Chiediamo anche alla signora. Signora, lì come si chiama? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Maria Lucia. Beh sì, penso che si vede, no? Molti operatori vi stanno andando un po' montato stamattina. Infatti. Lei ha problemi però, con questa situazione? Io ci vengo raramente, però oggi ho trovato Pasquale, quindi, quindi mi sta bene. Quello che dovevo fare lo faccio. Comunque l'ha fatto, molto sì, bene. Eh sì. Va bene, grazie. Prego, buona giornata. Buongiorno, come sta andando il mercato? Ancora adesso? Sì, come sì. Mai? Che succede? Succede il vento forte. No, come dovrei aprire? Eh sì,
sì, ci no. Signora, che succede? Ma c'era il vento stamattina? C'era il vento, sì. Infatti sono tutti chiusi. Adesso stanno incominciando ad aprire. Si vede. Ciao. Posso? Come sta andando il mercato? Male, molto male. Problemi con il vento stamattina? Certo che abbiamo problemi con il vento. Tonio! Certo che abbiamo problemi. Qua il mercato non si può fare. Non si può perché fare. Non si può fare? Non si vede, non si può fare. Qua è una zona aperta, non siamo coperti. Un euro, signore. Tutto un euro. Dove sarebbe meglio fare? A svendere la roba per prendere la giornata. Vergognoso. Uno, due, tre, quattro. Toni dell'olio. Toni dell'olio. Come va stamattina il mercato? Il mercato stamattina lo puoi benissimo vedere adesso già che sono le nuove. Male. Molti non hanno montato? Ma fotografi la zona, non vedere solo questa zona qua, dove ci sono i più coraggiosi, poi. Molti sono andati via. Molti sono andati via. Vento, sì. Come descrivere adesso, vedi che brutta fine che fanno i venditori ambulanti. Perché che brutta fine? Perché? Brutta fine che facciamo i venditori ambulanti. Perché? Vengo un attimo, perché non? Perché che brutta fine? Cosa vuol dire? Ah, guardate che brutta fine che stiamo facendo i venditori ambulanti. Perché che brutta fine? Perché dici che brutta fine? All'avanguardia, vedi? Bene. Com'è questo? Vale, davvero. So, 10 secondi, come si chiama? Stato quotidiano. Ci concede 10 secondi. Noi abbiamo seguito tutta la vicenda degli ambulanti sin da quando vi siete spostati dalla zona. Come si lavora col vento? Perché non si vede? Non credo che non vedi. Si vede da come si lavora col vento. Non si può lavorare. Voi da chi a che ora siete partiti stamattina per venire qui? Dalle 4 stamattina. Da che città viene? Vengo da Bari. Come si chiama? Scalora, stiamo concludendo questa serie di interviste, siamo con Michele da Andria che vende mobili. Io qui vicino stiamo con un albero che si è un po', un ramo che si è un po' piegato. Che dici, come sta andando lei? Come sono andate le vendite stamattina? Male. E perché? E perché la crisi, poi il tempo, c'è tutto un complesso di cose. Le piace questa zona del mercato? No. E perché non ci lavora? Sì, ai primi mercati non si lavora, sono calate le vendite. Secondo lei quali sono le cause? Secondo me è un po' la crisi, un po' dove stiamo pure, un po' il giorno anche. Quindi sia il martedì, sia una zona periferica non va bene? No, il mercoledì almeno quello. E che zona vi piacerebbe per il mercato? Ah, beh, la zona è questa, la linea di massima è questa, però almeno il giorno. Qualcuno parla di un recupero del mercato in questo mese, non so quando, prima di Natale, dicevano che comunque ci sarà un mercoledì. Noi non sappiamo niente. Come sta andando nel settore, come sta andando comunque? Siamo tutto un livello. Né più né meno. Siamo tutti a un livello. Che Natale passerà? Non lo sappiamo. Ma noi vogliamo comunque fare un bocca al lupo, un buon Natale per tutti qui a Manfredonia. A tutti quanti, per carità. A tutti quanti. Buon Natale. Ciao, grazie. Ciao, grazie.